Ciao ragazzi, allora faccio questo video velocemente anche se vorrei dedicare più tempo possibile a queste candele che sono veramente le candele che io adoro più in assoluto. Non so se vedete Shanti, eccola qua. E ve la faccio vedere. Non so se è inquadrata. Eccola, piccolina. Ti amo. Allora, sono andata in un negozio che vende Yankee Candle in Ancona. Ora non mi ricordo, mi sembra che si chiami Botteghe, la bottega delle essenze, credo. E ho fatto pazzie, nel senso che, dato che comunque tra un po' c'è la festa della mamma e dovevo fare un regalo a mia suocera, allora ho approfittato del fatto che se spendevi 40 euro ti regalavano una giara media. E allora ho detto, ma quasi quasi, poi ecco, stando lì e annusando tutte le candele, ne ho sentita un'altra, insomma alla fine ho speso un po' e mi hanno regalato ben due giare medie in omaggio. Quindi nulla, vi mostro le fragranze che ho preso, adoro, adoro follemente tutte le fragranze che ho preso, anche quelle in omaggio che comunque potevi scegliere tra una gamma ristretta logicamente di candele, ma quelle che ho preso le adoro. L'unica cosa è che dovrò liberarmene di una perché appunto devo regalarla a mia suocera. Allora, come prima cosa vi faccio vedere questo. L'ho preso perché Christian mi aveva detto di prendergli un profumatore per auto. Ho preso Turquoise Sky, non so se riuscite a vederlo, è buonissima la fragranza. Io adoro i profumatori Yankee Candle, questi qua sono quelli proprio in boccetta, ma veramente li amo, li straamo perché sono... oddio, Shanti è appena caduta! Perché sono veramente fantastici, durano tantissimo, anche 2 mesi a volte. E questa qua è una profumazione diciamo abbastanza... estiva, nel senso che comunque sa molto di aria salmastra, di mare, quindi mi piace tantissimo e questo l'ho preso per lui. Poi andiamo alle cose più, ecco, cade tutto, più succulente e ho preso questa giara per me, My Serenity, della nuova collezione primavera-estate. Che dire, è paradisiaca, veramente. Buonissima, è molto floreale come fragranza, però allo stesso tempo è fresca, non è un floreale stupaccioso come si dice qui da me, nel senso non ti stanca, è molto fresca e sento anche l'essenza, un'essenza particolare. Non so, io ci sento qualche, anche fruttata, è un po' particolare come fragranza, però io assolutamente sto cercando di capire cosa ci sia dentro, ma... non c'è scritto molto, comunque se andate sul sito sicuramente c'è la spiegazione di tutto quello che c'è dentro e io ve la straconsiglio, è buonissima, è veramente... Ah, eccola qua, scusate, c'è ciclamino, geranio e qualcos'altro che non so tradurre, mi dispiace, non sono così brava in inglese, comunque veramente... Sembra magari a volte ci lasciamo condizionare da cosa c'è scritto davanti, però effettivamente se la si annusa senza troppe pretese, effettivamente rilassa, è molto rilassante come diciamo profumazione, sa proprio di spa, non so come dirlo, a me mi ricorda parecchio i profumi intensi che si sentono magari nelle docce emozionali in spa quando c'è il profumo di rosa, il profumo di fiori, di frutta, floreali, ecco, è piuttosto leggero come profumo, però è veramente sensazionale, buonissima, veramente questa è straconsigliata e la trovate perché è la nuova collezione. Poi ne ho presa un'altra giara grande, sì, ho fatto pazzie, me ne rendo conto, però se contate che comunque mi hanno regalato due giare medie, poi tutta questa pazzia non l'ho fatta. Ho preso questa Sea Salt and Sage. Praticamente credo sia sale e salvia, cioè sale marino e salvia. Questa, ragazze,
Mamma mia, forse è più una profumazione, diciamo, molto maschile, nel senso potrebbe andare benissimo anche in una casa maschile, assolutamente non sa troppo di fiori, sa proprio di salvia, la salvia si sente tantissimo, io sento tantissimo proprio l'odore come fosse l'odore del mare, tanto è sale marino, e anche questa mi sa molto di spa, specialmente una volta sono andata in un centro benessere dove c'era una stanza completamente ricoperta di sale. E sì, l'odore è quello, cioè mi ricorda parecchio quella stanza che appunto era per la respirazione, sapete, lo iodio e tutto quanto. Questa mi piace da morire, buonissima. Questa secondo me piacerà tanto tanto anche a Christian perché lui non ama le profumazioni troppo dolciose, troppo diciamo stucchevoli. Questa qua invece è molto buona, anche in estate secondo me questa qua è perfetta, nel senso che non stanca, è molto inebriante. Poi andiamo alla terza. Non voglio dilungarmi troppo perché sennò poi viene un video chilometrico e non mi va di ascoltarmi. Questa qua, oddio, non riuscirò mai a leggerla. Tahitian Tiare Flower, in pratica il fiore di Tiare. Che dirvi, è un'edizione limitata, quindi non so se la potete trovare ancora. Io infatti volevo prendere assolutamente soltanto due candele grandi per poi prendere la terza in omaggio, però quando ho sentito questa stavo per uscire, tra l'altro era lì un po' imboscata in fondo, neanche l'ho vista bene, l'ho così annusata per puro così, diciamo, vabbè, dai, annusiamo anche questa. E che dirvi, questa è la mia preferita tra tutte, diciamo, e forse è parecchio diversa da quella lì alla salvia e sale marino, più vicina a My Serenity, quella prima che vi ho fatto vedere, però ha una fragranza tutta sua, è tipica tipica del fiore di Tiare e chi lo conosce sa quanto è buono e quanto è fenomenale. Mamma mia, è proprio il profumo del fiore di Tiare. Tiare, mamma mia, non riesco a dirlo. Tiare, è semplicissimo. È tipica, veramente, sa proprio di quel fiore là. Io avevo una maschera per capelli a questo fiore, non ve lo dico come si chiama, ed è buonissima, mi ricorda un sacco quella maschera, questa qua anche molto molto estiva. Primaverile, estiva, ma volendo, lasciando un po' perdere la foto davanti perché io la calcolo molto poco, nel senso che magari ecco, accenderla in inverno così non sembra, no? E invece, secondo me, è adatta per qualsiasi stagione. È buonissima. Certo, sta che ricorda più la stagione estiva, primaverile. Poi andiamo avanti. Ho preso come regalo, diciamo, ho scelto queste due fragranze. Appunto, ora vi faccio vedere le due giare medie che ho preso in omaggio. Ho preso per me questa qui, aspettate, eccola, Shea Butter, burro di karité. E buonissima, sa di burro di karité. È fenomenale, ragazze. Questa qua io credo che la vorrò accendere in bagno perché è molto molto fresca come profumazione e sì, credo che nel bagno, comunque nel bagno, diciamo quello un pochettino più carino che ho, ci stia veramente bene. Comunque, forse anche in camera, è una profumazione veramente fresca, leggera. Sapete, il burro di karité è buono, sa proprio di burro di karité, quindi mi piace veramente tantissimo. L'ultima giara è questa qua e si chiama Peony. Anche questa è della nuova collezione Primavera-Estate. Questa qua credo che purtroppo da questa mi dovrò separare perché è quella che voglio regalare a mia suocera ed è buonissima, ragazze, è buonissima. Oddio, me la terrei però. Qualcosa devo pur regalarle. La peonia è molto simile alla rosa, però è un pochino diversa, quindi ha un profumo tutto suo, è fenomenale, che dirvi, è buonissima. Tra
Tra quelle che regalavano c'era questa, quindi la peonia, e il burro di karité, questa qua. C'era anche il regalo, la giara media di My Serenity. E poi c'era Lemon Lavender, che anche è buona, però io non amando troppo la lavanda, insomma, non mi fa impazzire. Poi c'era quella al pompelmo, ora non ricordo il nome. E infine ce n'era un'altra, aspettate, Fresh Cut Roses, credo, insomma, quella, le rose appena tagliate, che pure è rosa, come, diciamo, molto simile al colore di questa qua, della peonia. E tra tutte, diciamo che quelle che mi piacevano di più, calcolando che io questa qua la volevo comunque già prendere grande, tra tutte il burro di karité e la peonia sono state quelle che mi sono piaciute di più, quindi ho preso queste due. Che dirvi, ragazzi, se volete andare, se siete del posto, questo negozio sta in Ancona, se volete vi metto tutte le informazioni in info box. C'è questa, diciamo, offerta, come si dice, questa promozione fino a... insomma, vi metto tutte le informazioni in info box se siete del posto e volete andare. Non so se è una cosa che fa solo questo negozio qua, ma credo che forse la facciano un po' tutti i negozi Yankee Candle, però non ne sono certa, quindi non voglio dare informazioni sbagliate. E nulla, ragazze, io ho fatto un casino, purtroppo ho speso una marea di soldi, perché sapete che queste candele costano un occhio della testa, però che dirvi, valgono assolutamente, e poi sono fatte con cere veramente valide, quindi magari quando le accendete state più certi che non vi state respirando chissà che diavolo di sostanza. Io ve le consiglio sempre le Yankee Candle, vi consiglio di annusarle prima di comprarle, perché comunque, dai, scelte, è caduto di nuovo, perché comunque sono candele abbastanza costose, quindi ecco, se poi vi comprate una giara grande e la profumazione vi fa schifo, anche perché poi si consumano molto lentamente. Io ho una candela Yankee Candle veramente da 2 anni e sono arrivata a metà, ok? Che magari la cambio spesso perché nel periodo natalizio ho quelle natalizie, poi ne compro altre, quindi magari le faccio molto girare, però è anche vero che durano tantissimo. Molto più di quello che c'è scritto, secondo me. Arriva la star? No, pensavo venisse qua Shanti. Shanti, vuoi salutare, amore? Dai, vieni qua, un attimo. Salutiamo insieme, piccola. Eccoci. Eccoci. Noi vi salutiamo. Patatina, saluta. Ciao. Ciao ragazze, ciao ragazzi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.